Bene, abbiamo avviato la registrazione che poi naturalmente metteremo sui social per chi può essere presente a quest'ora. Proseguiamo con le parole che ci accompagneranno da qui in avanti, apparentemente in opposizione, ma non è così perché sono parole che scegliamo e che siano attinenti al percorso di cura. Come sapete è un percorso di cura che non richiede intervento chirurgico, ma semplicemente il parlare, il dialogare con le persone. Da alcuni anni, anche a livello internazionale, la terapia del dialogo è diventato uno dei punti di riferimento, soprattutto della psichiatria nord europea, che in qualche maniera possiamo identificare come una modalità che è molto simile a quella dei club, cioè il fatto di incontrarci tra persone che condividono uno stesso sistema relazionale e che attraverso un percorso dialogico cercano di chiarirsi le proprie visioni e prospettive e cercano di trovare delle soluzioni insieme a situazioni problematiche che sembrano insormontabili. Naturalmente in queste condizioni è molto importante quello che si dice, perché non sono parole che si riferiscono a oggetti precisi, sono parole che si riferiscono a idee, a comportamenti, a prese di posizione nei confronti del prossimo, alla modalità in cui ci siamo sentiti percepiti dagli altri, che possono oscillare tra giudizio e anche condizione compassionevole che ci libera dalle colpe, ma molto spesso, sapete, una liberazione della colpa attraverso la compassione genera altre colpe. Preferiamo rimanere su una condizione che contenga un elemento di razionalità e anche un elemento di emozionalità e anche di irrazionalità. Da alcune settimane accompagniamo le riflessioni, la lezione che dura mezz'oretta, non di più, poi c'è la discussione naturalmente comunitaria, sia per chi è in sede sia per chi è lontano, con i mezzi tecnologici che abbiamo scoperto nel lockdown per cercare di ridurre il distanziamento sociale tra le persone, non per favorirlo, ma per avvicinare le persone e tutti poi nel spazio di un'oretta della comunità siamo invitati a dialogare, a parlare, a porre anche alcuni problemi pratici e concreti che stiamo vivendo nel corso delle settimane, che magari abbiamo anche approfondito nella riunione del club, riunione settimanale, e che noi cerchiamo sempre di tenere vive le contraddizioni sia nell'incontro della scuola sia in quello del seminario. Domenica scorsa è stato, ho trovato in rete anche l'aspetto così della tavola rotonda, lo trovate o sul mio canale YouTube o in rete nei social e in ecologia sociale antropospirituale, mi pare che sia stato messo il seminario. Il tema era empatia ed ecologia, stiamo preparando il prossimo che sarà il 20 settembre, ma oggi ci soffermiamo su due parole molto importanti perché rappresentano un banco di prova nelle relazioni anche familiari, amicali e a volte anche lavorative. Fiducia e sfiducia, che hanno pro e contro entrambi. Non è che la fiducia è il lato positivo, la sfiducia è il lato negativo. Sono parole sicuramente importanti, significative, che ci porteranno nelle settimane successive a una serie di altre parole, apparentemente contrapposte ma strettamente complementari, che vedremo poi nella diapositiva di presentazione della giornata di oggi. Ma come sempre la prima parte è legata a due foto che intuitivamente Maria Chiara propone con la sua riflessione che leggerà e ci spiegherà un pochino anche per quello che si può spiegare, perché l'opera d'arte, la fotografia, il quadro, la poesia non si possono spiegare,
ma ci darà alcuni elementi che poi ognuno di noi finirà per rappresentare e interpretare a seconda della posizione in cui si trova esistenzialmente in questo momento. Sono due foto, la prima riguarda la fiducia, la seconda la sfiducia. Poi vediamo quali sono le altre parole. Tutta questa sequenza di foto commenti, ai quali poi io farò anche un meta commento in seconda battuta, che però non verranno letti qua, ma troverete in un testo che cercheremo di pubblicare poco prima di Natale. Conterà foto, commenti e meta commenti, che sono il risultato anche del contributo della discussione che facciamo tra di noi in senso comunitario. Lo faremo sia sulle lezioni sia sui seminari, perché anche nel seminario di domenica scorsa abbiamo fatto la proposta di due foto. Vai Maria Chiara. Allora, fiducia. Come ho detto anche domenica, per motivi di collegamento, il segnale non è sempre perfetto, poi qui è particolarmente lento, ti consiglio di leggere lentamente, così si sente meglio. Preziosa e delicata, come una goccia, consapevole della sua connaturata fragilità, che, precipitando dalla cima delle sue insicurezze, riesce a trovare un rifugio affidandosi a colei propensa ad accoglierla. E da quell'incontro nasce un reciproco vitale sostegno, un nutrimento che alimenta la speranza, il coraggio e la fiducia per quel domani che è lì, ci attende e ha bisogno di ognuno di noi. Bene, passiamo alla seconda, vai sulla seconda foto, vai giù. Ok. Vai. Speranze perse, legami traditi, convinzioni ingannate, certezze crollate. E di quelle macerie non rimangono altro che pensieri intrappolati, chiodi conficcati, difficili, forse impossibili da sradicare. Sfiducia, un tormento che trafigge l'anima, lasciando un segno indelebile, una ferita profonda di dolorose insicurezze e inguaribili diffidenze. Bene. Sempre un tuo meta commento, in quali contesti sono state generate queste fotografie che poi hanno portato a questa congiunzione della scrittura con l'immagine? Allora, in realtà sono più le parole che poi mi fanno immaginare quello che poi fotografo. Perché per quanto riguarda la fiducia, penso che quando ci si senta un po' insicuri e sfiduciati, quindi che non si ha più fiducia, è importante accettare i propri limiti. E quindi per trovare un po' di fiducia è anche importante sapersi affidare a qualcun altro, a qualcuno che ci accoglie. E quindi in questo caso la foglia rappresenta colei che ci accoglie. Però da questo incontro nasce un reciproco scambio e sostegno. Quindi è la goccia che nutre la foglia, ma è anche è la foglia che accoglie la goccia. Quindi da qui può nascere un po' di fiducia, una fiducia nella vita, la fiducia negli altri, ma anche la fiducia in se stessi. Questo è inteso come fiducia. Mentre la sfiducia la vedo come una fiducia persa. Quindi quando si hanno vissute esperienze particolarmente negative che ci segnano e quindi sono come un chiodo che ci impedisce di fidarci ancora, creano timore, paure, diffidenze. E quindi poi la sfiducia la mettiamo anche nei nostri confronti.
e quel chiodo diventa una ferita, qualcosa che ci fa male e ci impedisce di vedere oltre e qualcosa di bello che c'è oltre a noi. Questa è la sfiducia per me. Bene, grazie Chiara. Adesso andiamo sulla diapositiva, vai con quelli recenti. Vai. E il senso del club. Devi... Il senso del club. Ma non ci vedo se non vengo vicino. Sono uno, due. Senso del club, sì, questo. Sì. Adesso vai qua. Su visualizza. Vai il secondo. Sì. Vai sull'ultimo. Qui. Questo è la 11? La 11. Adesso torna su visualizza. Vai su qui. Normale? Sì. Ecco qua. Allora, non ho delle risposte esaustive, esplicative, non certamente più di quanto sia stato espresso nelle immagini e nella riflessione scritta. Per cui, di fronte a fiducia e sfiducia, è chiaro che si aprono dei punti interrogativi, che dovrebbe poi essere la questione della discussione comunitaria relativamente a ciò che noi in questo momento stiamo vivendo in termini di fidarsi o non fidarsi, perché fa la differenza sostanziale relativamente alla qualità delle relazioni che costruiamo e degli obiettivi che ci diamo. È una questione molto importante, sapete, ci sono infinite forme di esemplificazione. Mi posso fidare di una persona che ha giocato col denaro, ha scommesso, ed è ovvio e naturale che di fronte a un quadro di questo genere le prime misure che si prendono sono quelle di natura sfiduciaria. Consegnami il bancomat, non dico che comprerò un drone e ti monitoro in continuazione dove vai, ma incomincio a agire in termini sospettosi nei confronti del tuo agire. È chiaro che questa dimensione è legittima, razionale, plausibile e allo stesso tempo ovviamente inevitabilmente fastidiosa e per certi aspetti rischia anche di essere lesiva delle relazioni affettive. È chiaro che chi prende le misure di sfiducia generalmente è una persona alla quale sta a cuore l'oggetto della sfiducia, il soggetto, che è un po' soggetto-oggetto di questo atto della sfiducia. La fiducia è invece un atto di consapevole fidarsi del prossimo, cioè decido di fidarmi di te. Oggi sapete poi, ho fatto l'esempio del gioco, potrebbe essere dell'alcol, nascondere le bottiglie di bevanda alcolica è un classico, no? Hai bevuto o non hai bevuto, se in un club nasce una polemica infinita su questo, molto spesso anche il club rischia di non funzionare, perché si incomincia a fare più un'opera di indagine, di detective, no? Questo è un altro esempio, quello dell'alcol, potrebbe essere quello delle droghe, poi quali sono gli ambiti di riferimento, chi frequenti, poi ci sono gli strumenti molto meno pensati sull'alcol, anche se sono molto più facilmente accessibili, perché se volete verificare che uno, se uno ha bevuto o no, basta stare molto attenti con l'olfatto, non è che ci voglia molto scoprirlo. Poi se uno vuole essere un pochino più raffinato, farà fare l'esame delle urine, tanto farà il controllo ematico per capire se ci sono dei danni. Il secondo, quello del controllo ematico, contiene in sé un rischio che molte persone che bevono molto non hanno nessuna evidenza biochimica. Per cui se glielo fate a uno di cui diffidate e trovate che non ha niente, a quel punto si rovesciano i rapporti,
nel senso tu hai diffidato ingiustamente di me. La stessa cosa accade con le droghe illegali, no? Ti faccio le urine, poi lo sappiamo benissimo che nei controlli urinari infiniti trucchi per mascherare la situazione, al che si va sulle forme più estreme di controllo, che il capello, voglio capire se tu hai usato o non hai usato, oppure uno si può anche addestrare a interpretare gli occhi arrossati, le dimensioni delle pupille. Tutto questo sposta la relazione sull'osservazione legittima, che però apre una inevitabile serie di domande. Nel senso che sì, faccio il controllo ed è giusto che si faccia, ma guardate, non sto dicendo che non sia giusto. In fondo, nel campo alcolologico, se si è preoccupati per il bene di una persona, qualche volta si è anche proposto di usare una sostanza che tuteli un po', no? Nel senso che tu lo avverti che se tu la prendi, ci bevi sopra, avrai una grave crisi allergica, potresti anche avere dei danni molto importanti. E naturalmente quello che si è sempre insegnato, che non è semplicemente la somministrazione o l'autosomministrazione di un farmaco, ma si è sempre invitato i familiari a essere loro i somministratori. Non come un gesto però di controllo, ma come un atto di relazione in un momento molto difficile. Guardarsi negli occhi non per scoprire segni, ma per stabilire un rapporto di fiducia in una palese condizione di legittima sfiducia. Non è semplice, ma questo secondo me può e deve essere fatto, perché questo ci porta a, poi magari nella discussione, vedremo nella realtà, perché adesso ho fatto alcol, droghe, classici comportamenti, diciamo, di natura trasgressiva, ma può essere anche, penso ai disturbi alimentari, no? O la bulimia, dove persone vomitano. È chiaro, stramangiano e vomitano, sfuggono apparentemente, ma un'attenta indagine in casa prima o poi si scopre. Pacchi di caramelle dentro gli armadi, biscotti sotto il letto, tutta una... oppure naturalmente la sottrazione alla realtà del cibo. Questa è un pochino più palese, però ci sono anche tanti trucchi per cercare di mascherare. Quindi ci poniamo su un primo piano superficiale dentro al quale prevale il meccanismo dell'indagine e del controllo, che, ripeto, in una prima fase può essere giustificabile sul piano razionale, ma che se si ferma solo lì rischiamo veramente di non fare emergere tutto il complesso insieme di relazioni che sovraintendono questi sintomi, che possono essere palesi o possono essere nascosti. Quindi, inevitabilmente, quando ci troviamo in queste condizioni, è chiaro che c'è la necessità di stare su alcune parole in contraddizione che affronteremo nelle prossime settimane. La fiducia inevitabilmente manda a un patto. Cioè, avere fede che esiste un patto che abbiamo stabilito e che nessuna delle parti intenderebbe tradire, per cui rimanda inevitabilmente al rapporto che intercorre tra il patto e il tradimento. Questo è un primo aspetto del rapporto dialettico tra fiducia e sfiducia, patto e tradimento. Poi, sapete, detto popolare è che la fiducia deve essere positivamente cieca, cioè si deve fidare, ma potrebbe essere anche un difetto della fiducia quando tende a essere cieca. Cioè, fidarsi è bene, ma è un po' come l'amore, no? L'amore cieco meglio che sia visionario, cioè che ci veda bene, no? Perché nella cecità
rischiamo di impattare su cose che non vorremmo. Quindi c'è la necessità di chiarire che cosa è bene che rimanga non visibile e che cosa invece è bene che sia palesemente visibile, il rapporto tra vedere e cecità. Poi io che parlo di queste cose, diventa, che avete visto come vado a leggere il testo, io sono a metà strada, nel senso che mi avvalgo dello strumento di lettura del Kindle nella funzione ipovedenti, per cui cerco in qualche maniera di stare su questa dimensione tra la cecità e la visione. E naturalmente è chiaro che uno che stabilisce dei rapporti di fiducia-sfiducia, in tutti e due i casi ha sempre un'intenzione costruttiva. Esiste addirittura nelle pratiche politiche istituzionali la sfiducia costruttiva. Cioè ti voto contro, ma per generare qualcosa, non per distruggere qualcos'altro. Cioè sono sfiduciato costruttivamente, ma potrei anche essere in un rapporto fortemente fiducioso e costruttivo, non fiducioso che si sottrae alla dimensione della costruzione di qualcosa, nel senso che sono fiducioso, punto e basta. Mi astengo dall'agire. Lascio che le cose accadano. La fiducia costruttiva è una fiducia che si assume la responsabilità e l'onere dell'agire, con relative anche possibili conseguenze negative. Quindi la fiducia non è un lasciare essere le cose, che comunque le cose per conto loro sanno essere indipendentemente da noi. La fiducia costruttiva è fidarsi e allo stesso tempo porsi in una condizione attiva e costruttiva, proattiva. Questo è un altro aspetto dicotomico che cercheremo un pochino di fare in modo. E l'ultimo aspetto, che è la staticità o la mobilità, che è molto legato a quello precedente. Nel senso, la sfiducia ha una funzione di distruggere un patto che aveva con sé un elemento di natura evolutiva e pertanto lo tradisce condannando alla staticità, una specie di stagno paludoso. Ma anche la fiducia può esserlo, perché ti richiamo a un patto assoluto che non tiene conto del carattere evolutivo. Da un punto di vista, anche se stiamo sui paradigmi dell'evoluzione, sempre di più si sta ragionando sulla imprevedibilità dell'evoluzione. Noi immaginiamo che ci sia una grande legge di natura che sovraintende tutti i nostri comportamenti e gli equilibri ecologici, che noi dobbiamo semplicemente scoprire e obbedire a quella legge universale che ci richiama a un patto universale una volta per tutte, e poi in realtà le cose non accadono proprio in questo modo. Infatti pare che anche nel prossimo Festival della Mente di Sarzana conferenza che faranno Sini e Telmo Pievani sarà proprio su questo tema, l'evoluzione imprevedibile, cioè la non prevedibilità dell'evoluzione, quindi il riconoscimento di un patto, e adesso io ho usato la natura, ma può essere il rapporto genitori-figli, può essere il rapporto di coppia, può essere il rapporto anche di lavoro, cioè di un patto che abbia in sé un elemento di natura evolutiva che finisce anche per, sì, ma puoi lasciare anche così perché tanto immagino la importanza, che finisce anche per dare forza propulsiva a qualcosa di nuovo,
andando sul tradimento significa tradere, andare oltre. Tradire vuol dire andare oltre e ci spostare è patto e tradimento. Non è una giustificazione di un tradimento in senso negativo, ma è la rivisitazione di un apparente tradimento come elemento di natura propulsiva. Penso alle ricadute. Quando uno si impegna, vado al club, mi impegno in un programma di cura, ma non sto pensando solo alle ricadute sui comportamenti, ma anche sugli stati umorali. Una depressione che in qualche maniera trovi dei momenti di uscita dalla dimensione della tristezza e che a un certo punto abdica il processo evolutivo al quale timidamente si era esposta. È chiaro che è un tradimento di un patto, ma è anche una ricaduta, perché naturalmente il vecchio patto, quello che doveva essere inscindibile, penso ai miti familiari per esempio, no? I miti familiari sono dei patti tremendi, non ce ne rendiamo conto, non ne abbiamo piena consapevolezza, però alla fine ci roviniamo la vita tradendo tante cose, soprattutto l'aspetto evolutivo della vita, e obbedendo senza saperlo ai miti familiari. Quindi c'è anche questo aspetto che è necessario prendere in considerazione, perché appunto se noi costruiamo la fiducia in un patto inamovibile, costruito da una storia familiare ricca di miti ancestrali, antichi, non si devono fare queste cose, è chiaro che quella dimensione là ha in realtà una tendenza alla paralisi esistenziale. La fiducia e la sfiducia devono invece essere capaci di armonizzarsi in una caratteristica evolutiva, soprattutto nei momenti in cui sembra insormontabile l'ostacolo. Io mi fermerei qua, blocca la registrazione e passiamo alla discussione.